con Gianfranco Pinelli, l'organizzatore di questo torneo, di questi due giorni qui, una buona cornice di pubblico e anche un buon livello di pallacanestro. Sì, questo torneo fa parte di un gruppo di tornei che occupano tutta l'Italia, del PSG, partiamo da Trieste, arriviamo fino a Matera, è la prima tappa di questo tour che facciamo annualmente. Sì, ci sono state un sacco di defezioni da parte delle squadre di Varese, la mancanza di ospitalità ci ha impedito di poter avere squadre da fuori, perché sarebbero venute volentieri Trieste, Caserta, Porto San Giorgio e anche Genova, e il livello sarebbe stato decisamente più alto. Però dai, insomma, per una cosa raffazzonata all'ultimo momento, direi che non è andata per niente male. Ma qual è il problema maggiore? È ospitare i ragazzi che arrivano da lontano oppure le trasferte che magari non vogliono prendersi? Allora, noi abbiamo sempre fatto con la formula dell'ospitalità, cioè famiglie di Varese che ospitavano ragazzi che venivano da fuori. Con questa storia del Covid e di tutto quello che si sente in giro, un po' di malessere c'è, per cui andare in albergo sono costi, abbiamo visto noi spostarci, andare in albergo, i costi sono tanti, per cui tante famiglie non se lo possono permettere. Poi, visto che l'elenco dei nostri tornei è lungo, perché sono 12 tornei durante tutto l'anno, magari si lascia perdere Varese e si va da un'altra parte. Poi a Varese ci sarà anche il Garbosi ad aprile che rientra nel circuito, per cui speriamo lì di avere maggiore fortuna. Come funziona un po' il livello del basket giovanile? Sono tanti ragazzi che, oppure tante squadre fanno fatica, o molte squadre fanno fatica a tenere il settore giovanile? Allora, le società che fanno fatica a tenere il settore giovanile fanno degli errori clamorosi, perché è da lì che nasce tutto, deve essere la base della piramide. Tanti purtroppo si interessano solo delle prime squadre, poi la carenza di istruttori, di allenatori validi, ma non intendo validi non competenti, validi nel senso che devono scendere a livello dei ragazzini che allenano e seguirli per la strada. Altrimenti, se uno pensa a se stesso, se io faccio l'egoista, voglio vincere e basta, non li mando da nessuna parte, li perdiamo. E poi magari vedere anche gente come Gianni Chiapparo, che viene qui e si sacrifica anche a fare l'arbitro. Sì, beh, Gianni è un veterano di questi tornei, mi ha sempre aiutato. Ormai questa è la 20ª edizione sul campo, ma sono 22-23 anni che lo facciamo, poi Covid e meno. Lui è sempre stato d'aiuto, per quello che ho scelto di venire qua a Gazzada, perché c'era lui e con lui parliamo la stessa lingua, insomma. Ti ringraziamo per quello che fai e complimenti per l'organizzazione del torneo, e speriamo di vederla per altri 30 anni. Speriamo, grazie a voi.